Ciao a tutti amici di Marina Romea Tennis, questa mattina vi voglio presentare un esercizio tecnico-tattico molto interessante, quindi per migliorare la capacità di interpretazione dei vostri colpi, quindi cercare di dare sempre una logica, un senso e anche avere più coraggio nel vostro gioco, oltre che a interpretare i momenti tattici della partita colpo dopo colpo. Questa esercitazione si chiama il semaforo, lo vedrete svolgere da due giocatrici in campo. Ve lo spiego brevemente: dovrete cercare di, in fase di palleggio, iniziare lo scambio con un compagno in modo che ogni volta che colpite la pallina dovrete interpretare la palla che andate a colpire chiamandola con un colore. Quindi se vi sentite in una situazione di disagio, quindi di difesa, dovrete cercare di chiamare il colore rosso e dare un'interpretazione al colpo sia a livello di traiettoria che di velocità offensiva al vostro colpo, quindi sia come traiettoria che come velocità. Quando vi sentite quindi dalla zona rossa, quindi di difesa, intendiamo da qui circa un metro e mezzo fino a dietro in fondo al campo, mentre quando giochiamo con i piedi più o meno dentro il campo chiamiamo la palla col colore giallo perché ci sentiamo in comando, quindi in fase di costruzione. Andremo invece, come vedrete nelle immagini, a chiamare il colore verde quando ci sentiamo aggressivi, quindi abbiamo la palla comoda, abbastanza facile, e andiamo a spingere cercando di essere decisivi, non a chiudere direttamente ma comunque a spingere, oppure potete chiudere direttamente il colpo. Lo scopo di questa esercitazione è quella di cercare di dare, come ho detto prima, un'interpretazione alla palla che andiamo a giocare. Quindi non giocare solo per rimandare la palla dall'altra parte, ma migliorare la nostra visione di gioco, il nostro coraggio nel cercare di costruire il gioco. Ma nello stesso tempo interpretare la zona di difesa, quindi alzare la traiettoria e giocare una palla che ci consenta di recuperare. Molte volte sarà da fare in diagonale alto sopra la rete per non perdere troppo campo. Vi invito ad iscrivervi alla newsletter cliccando la scheda qui sopra per seguire la nostra attività e per ricevere articoli inerenti al tennis. Se anche il video di oggi vi è piaciuto, vi invito a mettere il like, ad iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto, cliccate il pulsante iscriviti e attivate la campanella per ricevere le notifiche di quando pubblicheremo i nostri video. Ciao, Roberto.